Eccoci qua, amiche e amici, ben ritrovati sui canali web e social dell'Automotoclub Storico Italiano. Siamo in diretta streaming con il settimo e penultimo appuntamento di Cultura Live, il format ideato e curato dalla nostra commissione Cultura. Questa sera si parla di Itala, una seconda Fiat, punto interrogativo. Lo scopriremo insieme a tanti nostri relatori che interverranno questa sera, ospiti qualificatissimi per parlare di questo tema, di questa marca italiana che è stata un'eccellenza all'inizio del 1900. Allora, intanto prima di iniziare volevo svelarvi un piccolissimo segreto. Ecco, vedete questa strana ambientazione, solo un piccolo spicchio di dove mi trovo in questo momento, cioè la sede dell'Old Cars Club di Bari, che ci ospita eccezionalmente per questa serata, perché domani saremo qui proprio a Bari per presentare in anteprima, e ve lo svelo proprio qui questa sera in anteprima, l'edizione 2022 di Expo Levante, la fiera dedicata allo sport, al tempo libero, alla smart mobility, alla quale parteciperà anche l'Automotoclub Storico Italiano con un intero padiglione dedicato alle auto e alle moto storiche, con la partecipazione dei club, di tanti club federati del territorio principalmente. Ecco, questo giusto per raccontarvi dove sono e ringraziamo ovviamente l'Old Cars Club di Bari per l'ospitalità. Bene, settimo e penultimo appuntamento di Cultura Live. Termineremo la prossima settimana con l'anticipazione sul centenario dell'aeronautica militare italiana. Ma questa sera appunto il tema è Itala, una marca scomparsa che ha reso grande il nome dell'Italia intera in tutto il mondo proprio all'inizio del Novecento, e ne parliamo appunto con tanti ospiti. Li chiamo e li presento per voi questa serata. Questa sera sono Lorenzo Morello, il componente della Commissione Cultura dell'ASI, che è un po' l'anima della serata. Ciao. Buonasera, Lorenzo. E poi abbiamo Donatella Biffignandi, vicepresidente dell'AISA, nonché storica dell'automobile e già responsabile e riferimento del centro di documentazione del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Buonasera, Donatella. Buonasera, buonasera a tutti. Eccola qua. E tra l'altro una espertissima della marca, proprio della marca Itala, e stasera lo scopriremo. E poi abbiamo un altro appassionato, un altro competente del marchio Itala e anche della famiglia ASI, che è Ferruccio Telò, è un referente del gruppo delle auto centenarie in seno proprio all'ASI. Buonasera, Ferruccio. Buonasera Luca, buonasera a tutti e buonasera agli amici che ci stanno ascoltando. Espertissimo anche lui di Itala, nonché fortunato possessore di un esemplare straordinario che lui stesso ci racconterà questa sera. E infine, last but not least, Davide Lorenzone, scusate, il curatore del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, è ovviamente uno dei più fortunati forse in questo gruppo insieme a Ferruccio Telò, perché tante volte è riuscito a mettere le mani sopra un'Itala davvero speciale. Buonasera, Davide. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Grazie infinite per il vostro contributo, innanzitutto. E allora, io cederei subito la parola al nostro ingegner Lorenzo Morello per introdurre proprio il tema di questa serata. Lorenzo. Ma non porterò via molto tempo, vorrei solo aggiungere che Donatella è stata presentata, direi, non abbastanza esaurientemente da te, perché direi che il massimo esperto a livello mondiale sull'Itala, anche perché l'Itala ha delle connessioni molto forti col Museo dell'Automobile per mille motivi che magari salteranno fuori durante la presentazione. Donatella sarà un po' il filo conduttore, quindi racconterà tutta la storia dell'Itala, nella quale inseriremo due occhielli un pochino più tecnici, uno sulla l'automobile della Pechino Parigi, di cui io racconterò le particolari tecniche e il viaggio, e Davide Lorenzone ci farà vedere come si guida questo tipo di automobile, e poi Ferruccio Telò ci racconterà un'altra macchina molto importante per l'Itala, che è stata, se non proprio l'ultima, una delle ultime,
e che ha da una parte raggiunto il massimo livello tecnico di questa azienda, dall'altra il minimo livello finanziario della stessa, tant'è che è fallita quasi in concomitanza. Credo che la storia sia interessante, spero che non tutti la conoscano a meno dito e quindi ci sia ancora qualche sorpresa da raccontare lungo la puntata. Direi di cominciare. Esattamente così, avete capito che sarà una serata da seguire dall'inizio alla fine, perché vi sveleremo degli aneddoti, delle storie vere, davvero interessanti. Allora inizierei proprio dalla massima esperta mondiale di questo straordinario marchio italiano, Itala. Donatella, allora come ci puoi raccontare com'è nata questa fabbrica e in che modo si è differenziata dalle altre imprese automobilistiche nate a Torino nello stesso periodo? Certamente, ci provo perlomeno. L'Italia ha avuto una storia quanto mai complessa, tormentata, ma assolutamente affascinante, che ha coperto 30 anni del Novecento, dal 1904 al 1934, anni in cui in Italia, nella storia dell'Italia e del mondo, sono successe tantissime cose, in cui ci sono stati dei cambiamenti assolutamente cruciali, che naturalmente si sono riflessi anche nella storia di questa azienda. Questa azienda nasce nel 1903 in una maniera tutto sommato molto simile, e possiamo vederlo già dalle prime slide che avevo preparato, in maniera molto simile a molte altre fabbriche automobilistiche torinesi, perché nasce grazie alla iniziativa di uno dei quattro fratelli Ceirano, in questo caso Matteo, fratelli che riescono a fondare in Torino addirittura 12 aziende diverse. E quello che però rende diversa la storia dell'Itala fin dall'inizio rispetto alle sue consorelle è che nel 1904 arrivano dei capitali da una direzione abbastanza inaspettata, nel senso che della Itala si interessano dei finanzieri liguri. Possiamo scorrere con le diapositive. Dei finanzieri liguri, ecco qua per esempio è Matteo Ceirano, questa è una foto che ho scelto perché è molto curioso vedere un imprenditore sostanzialmente, un fondatore di aziende che si trasforma in pilota, perché qui sta per partecipare alla Coppa della Velocità di Brescia del 1905, dove peraltro l'Italia farà una splendida figura, ed è vestito di tutto punto con pure la paglietta, come d'altra parte anche il vincitore di Brescia 1905 che si vede nella diapositiva successiva, che è Giovanni Battista Raggio, anche lui elegantissimo. Ma dell'Italia, appunto, dicevo, si interessano questi finanzieri liguri, essenzialmente armatori, zuccherieri o di campi completamente diversi da quelli automobilistici, capeggiati da Giovanni Battista Figari, una potenza economica, era addirittura chiamato il re della borsa, ne abbiamo un ritratto nella diapositiva successiva, i quali vedono in questa giovane marca automobilistica un ottimo sbocco per i loro capitali. E perché è un ottimo sbocco? Perché fin dall'inizio l'Italia fa scintille, nel senso che alle sue primissime apparizioni agonistiche sui campi di gara, quali per esempio quello di Brescia e molti altri, la Targa Florio e così via, ottiene dei successi assolutamente strepitosi. Strepitosi per essere un'azienda così giovane, cioè nata veramente da pochi mesi, perché la rifondazione dell'Italia con i nuovi capitali dei finanzieri liguri è del novembre 1904. Che cosa significa poi nell'immediato, concretamente, tangibilmente, l'arrivo di questi capitali? Per esempio l'acquisto di un enorme appezzamento di terreno in Torino, in una zona che allora era chiamata Barriera Orbassano, lo vediamo nella diapositiva successiva, dove di 80.000 metri quadri, dove viene costruito uno stabilimento appunto altrettanto enorme. Tenete presente che in questo stesso periodo la Fiat copriva un'area, o meglio, occupava un'area di 50.000 metri quadri, qui siamo a 80.000. Dunque, nel giro di un anno e mezzo, l'Italia ha conquistato una posizione anche economica di tale preminenza da potersi permettere uno stabilimento smisurato, il che naturalmente si traduce in che cosa? Nella possibilità di dotarsi anche di macchinari quanto mai d'avanguardia, quanto mai moderni, e perciò di dare avvio a una produzione di grande eccellenza. Tutto questo aiutato grandemente dal fatto che all'ufficio tecnico
vi è un giovane ingegnere torinese, Alberto Ballocco, uscito dalla scuola del Politecnico, il quale in maniera seria, in maniera concreta, in maniera fondata, sforna un modello dopo l'altro estremamente affidabile, vincente sui campi di gara, ma anche molto convincente nei confronti della clientela per le vetture da turismo di serie. E immediatamente l'Itala riesce a ottenere delle vetrine di grande ribalta ai più grandi saloni, diciamo pure d'Europa, perché espone, qui lo vediamo al Salone di Milano del 1905, ma espone come se niente fosse anche al Salone di Parigi, al Salone di Berlino, al Salone di Londra. Insomma, un inizio veramente pirotecnico. Donatella, qual è stato però il momento culminante nella storia dell'Itala? Molti vedono questo momento culminante nella gara Pechino-Parigi, di cui parleranno a lungo gli altri partecipanti a questo incontro, ma io in realtà credo che non sia assolutamente così, cioè che non sia stata la Pechino-Parigi il momento più importante della storia dell'Itala, perché anzi fu una gara in cui lei, anzi, non la considerò neanche una gara, ma fu un'occasione nella quale lei entrò quasi a torto collo. Il momento più culminante è invece, secondo me, da collocarsi negli anni tra il 1910 e il 1911, perché sono gli anni in cui Ballocco continua a sfornare dei modelli ottimi e soprattutto si inventa, o meglio brevetta, un motore cosiddetto a valve, che sarà veramente una colonna portante della produzione dell'Itala, sia per quanto riguarda i motori da turismo che per quanto riguarda i motori da Grand Prix. E cioè un motore che sull'orma dei motori Knight, che funzionavano con una distribuzione appunto senza valvole, che si basava sui foderi scorrevoli, utilizza un fodero rotante che collegava le sue aperture e le sue chiusure ai condotti di respirazione di scarico. Qual è il vantaggio di un motore di questo genere? Il vantaggio di un motore di questo genere è che permette al progettista di non dover progettare un pezzo molto particolare e molto difficile da progettare per l'automobile di allora, per quella epoca, cioè il cambio, e nel contempo assicura una grandissima silenziosità, un'assenza di vibrazioni, ma nel contempo è anche un motore molto complesso da costruire e molto costoso. Però ha un grande successo, per cui la produzione di quegli anni è veramente una produzione che si afferma verso nei confronti di molte categorie di clientela, e soprattutto per esempio l'Itala diventa la fornitrice di Casa Savoia, alla regina Margherita fornirà addirittura 12 vetture nel corso degli anni, ma pochi anni, sostanzialmente dal 1906 alla Prima Guerra Mondiale, e contemporaneamente attua anche un programma, ecco qua vediamo la regina Margherita su una lussuosa Itala da 60 HP nel 1907 circa, e tra l'altro siccome le gare in quel periodo si rarefanno per tutta una serie di motivi, ma succede un po' in tutta Europa, attua anche un programma molto impegnativo di differenziazione industriale, per cui comincia a costruire autocarri, comincia a costruire, abbiamo visto nella precedente diapositiva, motori per aviazione, motori marini, veicoli, cominciano i primi veicoli militari, d'altra parte non mancherà purtroppo molto tempo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ecco qua per esempio vedete accostate due pubblicità, quella di sinistra è contenuta all'interno di un catalogo dell'Itala del 1910, c'è il libro d'oro, cioè sono elencate tutte le teste regnanti che hanno comprato una Itala. Sulla destra invece è una pubblicità della Locata e Torretta, nel cui capitale era entrata l'Itala, per cui con cui naturalmente aveva perciò un rapporto privilegiato, che costruiva carrozze, quelle a cavalli, ma anche per automobili, e infatti proclama con orgoglio evidentemente di fornire Sua Maestà la Regina Madre e dei Reali Principi di Savoia. Grazie Donatella Bifignandi. La dottoressa Bifignandi ha citato ovviamente questo straordinario evento che è stato, che fu la Pechino-Parigi del 1907, ha parlato anche di un particolare dettaglio tecnico, che è quello dei motori a valve. Allora proviamo a mettere un po' tutte insieme, tecnica e Pechino-Parigi, coinvolgendo però l'ingegner Morello.
Lorenzo, allora, come era la tecnica di quest'auto incredibile che è riuscita a sbaragliare la concorrenza in un ride così avventuroso e impensabile quasi da riuscire a portare a termine? Detto in grandissima sintesi, si può dire che l'Itala non avesse, ovviamente l'Itala Pechino Parigi non avesse nulla di particolarmente esotico, salvo una cosa: la grande affidabilità e la grande robustezza che l'ha permesso di svolgere questa impresa. Sono d'accordo con Donatella nel dire che forse non è stata l'opera più importante di questo periodo dell'Itala, ma sicuramente quella che l'ha assicurato la maggiore visibilità a livello mondiale e quindi ha reso famosa in quel momento la fabbrica. Se vediamo la prima diapositiva tecnica, in effetti possiamo vedere che io vi parlerò adesso più che dell'Itala 3545 in generale, dell'Itala 3545 che ha svolto l'impresa, che ha qualche personalizzazione. Non molto spinta però. Il telaio, come vedete, è un telaio classico per quegli anni, ha però una grossa differenza rispetto alle altre automobili, ha la trasmissione cardanica. Allora era diffusa principalmente la trasmissione a catena, si riteneva che quella cardanica fosse poco affidabile, l'Italia invece ci ha creduto fin dal primo momento e direi che ha dimostrato con quel che ha potuto fare questa automobile che effettivamente aveva individuato una soluzione robusta per questo tipo di macchina. Se passiamo alla slide successiva, vediamo una fotografia dell'Itala della Pechino Parigi. Diciamo che, salvo la stranezza dei parafanghi di cui parlerò subito dopo, la carrozzeria fino dalla parte anteriore fino ai sedili anteriori è abbastanza classica. C'è diciamo che corrisponde all'archetipo del Phaeton, cioè della vettura scoperta a due posti senza porte laterali. Le personalizzazioni che sono state introdotte sulla vettura di serie sono alquanto limitate. Si parla di rinforzi al telaio non molto ben identificati, credo soprattutto nei nodi che collegano le traverse e i longheroni. Si parla invece di razze, le ruote sono di legno tipo artiglieria, razze rinforzate e soprattutto dei pneumatici allargati. E qui direi che potremmo sorridere con un po' di compiacenza, nel senso che l'allargamento è consistito nel passare a una larghezza di 135 mm, che se non ricordo male era quello che un tempo si è usato per la Fiat 126, quindi per un'utilitaria. Questi erano pneumatici larghi, particolarmente idonei per l'uso fuoristrada. Il diametro delle ruote è enorme, 935 mm, 36 pollici, visto che per i cerchi si ragiona sempre in pollici, quindi enorme, però non era molto diverso da quello diffuso in tutte le altre automobili. I parafanghi sono stati sostituiti con queste assi di legno rinforzate col ferro che avrebbero dovuto servire per dei passaggi difficili, cioè per costituire un ponte di fortuna che sarebbe stato molto utile in tanti frangenti per superare fossi e guadi non molto estesi. Nella parte posteriore, e passiamo alla slide successiva, ecco, una cosa importante è che questa automobile aveva una dotazione strana, cioè una tenda fatta su misura che serviva per proteggere l'automobile durante la notte e anche in certi casi, in mancanza di meglio, per costituire un rifugio per l'equipaggio che ha portato l'automobile lungo questo percorso. La parte posteriore dell'automobile è invece molto pesantemente personalizzata, in quanto è costituita da un baule di grandi dimensioni che è esclusivamente dedicato al trasporto dei pezzi di ricambio che si riteneva potessero essere utili e ovviamente alle coperture di scorta. Va detto comunque che il principe borghese che aveva organizzato il viaggio
aveva predisposto ogni 1.000 chilometri delle stazioni di servizio, chiamiamole così, in cui c'erano dei depositi di benzina, depositi di olio e soprattutto coperture di ricambio, che si riteneva dovessero consumarsi abbastanza in fretta. Andando avanti, vediamo il posto di guida, che è ancora abbastanza classico, freno a leva, che agisce sulle ruote posteriori sul lato destro, leva del cambio a 4 marce. La stranezza sono i 4 pedali, che sono un po' una caratteristica di tutte le Itala 35-45. Quello centrale a chiodo è l'acceleratore, come si usava allora su quelle macchine. A sinistra c'è il pedale da frizione, a destra ci sono 2 pedali per i freni. L'uso, la consuetudine del tempo era di usare il freno a pedale per frenare sulla trasmissione e il freno a leva per frenare sulle ruote posteriori. In questo caso il secondo pedale del freno serve ancora per frenare sulle ruote posteriori ed è, fatemi dire, una specie di servofreno, perché ciò che la mano non riuscirebbe a fare lo riuscirà a fare anche con l'aiuto del piede, quindi si può frenare con maggiore intensità. Ancora sul cruscotto c'è il serbatoio dell'olio, a destra la chiave dell'accensione, cioè che è un interruttore, e poi a sinistra la pompa della benzina e il rubinetto della benzina. Andando avanti vediamo che la parte posteriore racchiude un terzo sedile, in quanto l'equipaggio era costituito da 3 persone ed è letteralmente un serbatoio viaggiante, in quanto vediamo 2 serbatoi da, secondo le fonti, comunque credo più attendibile sia di 200 litri cada uno, più un serbatoio da 80 litri che era quello normale per la vettura. Sotto il sedile del passeggero c'è il serbatoio dell'olio, che conteneva ciò che bastava per fare 1.000 chilometri fra una tappa e l'altra, e dietro ancora un serbatoio da 80 litri aggiuntivo per l'acqua, con un tubo di collegamento per riempire il radiatore man mano che l'acqua si esauriva. Fatti rapidi conti, viene fuori, in effetti questa è anche la statistica che poi fu fatta, che il consumo di questa automobile nel corso del raid è stato di circa 50 litri ogni 100 chilometri per la benzina, ma anche di 5 litri ogni 100 km per l'olio, e questo è un numero che oggi risulterebbe spaventoso, ma allora era assolutamente usuale. Se andiamo ancora avanti vediamo il motore, che dà subito un'immagine di qualità, cioè è raro vedere anche in automobili di quest'epoca un ordine e un'esecuzione dei dettagli così raffinata come in questa automobile. Qui lo vediamo, è un motore biblocco con 2 assi a camme nel basamento, quello che vediamo noi è l'asse a camme delle valvole di aspirazione, dall'altra parte c'è quello per le valvole di scarico. L'oggetto di bronzo è il carburatore, e davanti vediamo il magnete d'accensione che è a bassa tensione. Lo capiamo dal fatto che un solo cavo lo collega al ponticello che attiva tutte le candele che vedete spuntare in secondo piano nella parte alta dei cilindri. Se andiamo avanti, facciamo un piccolo ingrandimento su questo meccanismo che era peculiare delle Itala. Ancora avanti, vediamo una fotografia in primo piano e vediamo che esiste una camma aggiuntiva rispetto ai motori usuali, che in questo caso ha l'asse verticale, e questa camma è quella che serve a trasformare la tensione bassa, circa 100 volt, che è in grado di fare il magnete, nei 10-15 mila volt che servono per far scoccare la scintilla. La camma, girando, vedete che solleva quei contatti, diciamo più o meno di forma cilindrica. Quando arriva alla parte piatta della camma, il contatto si muove e mette in cortocircuito la candela. Quando poi, continuando la rotazione,
arriverà di nuovo sulla parte rotonda, aprirà il contatto e in questa apertura repentina scoccherà la scintilla. Esattamente come accade quando incautamente qualcuno di voi, ad esempio, stacca la presa della corrente senza aver prima spento il carico che è collegato, l'inerzia della corrente provoca una sovratensione. Era un sistema rudimentale, ma alquanto efficace. Se vediamo avanti, c'è un disegno che vi spiega come è fatto il congegno. Cioè, la parte che vedete in verticale col dado è la candela che entra nel cilindro ed è isolata con un cilindretto di ceramica. C'è poi quel contatto che toglie l'alimentazione nel momento in cui passa la parte piatta della camma e quindi crea la scintilla. Andando ancora avanti, vediamo un altro dettaglio non proprio dell'Italia, ma proprio delle macchine di quest'epoca, che ingrandiamo subito dopo, ed è il cosiddetto cecchetto. Cioè è un imbutino con un rubinetto che serve per far andare nel cilindro qualche goccia di benzina per facilitare l'avviamento a freddo. In certe automobili poi serviva anche per ridurre la compressione nel momento in cui si girava la manovella d'avviamento, ma l'Italia invece è un congegno suo proprio per eseguire facilmente questa manovra. Infine vediamo il motore dall'altra parte. Direi che quel che volevo farvi notare è quel manicotto d'alluminio sul tubo di scarico. Questo manicotto serve per farci passare attraverso l'aria aspirata dal carburatore che si trova dall'altra parte. Questo perché le benzine che c'erano allora, e soprattutto quelle che ha dovuto usare l'Italia nel corso del raid, erano benzine con una scarsa capacità di evaporare. Quindi occorreva somministrare molto calore per migliorare e rendere possibile la carburazione. Grazie, grazie infinite, ingegner Morello. Chissà se Davide Lorenzone ha riconosciuto la sua bambina. Quanti stanno invidiano il lavoro di Davide, perché veramente ha a che fare tutti i giorni con questi gioielli, con questi straordinari esempi di meccanica, opere d'arte meccanica. Abbiamo visto dei marchingegni, io credo che a parte te Davide, a parte Ferruccio, credo che, Lorenzo sì sicuramente, pochissimi saprebbero mettere in moto questa automobile. Allora magari Davide ci può spiegare tu come si mette in moto questa Italia, visto che sei uno dei pochissimi fortunati che lo ha fatto e che può farlo. Beh sì, diciamo che quando sono entrato nel museo mi ha subito affascinato questo veicolo, soprattutto il motore e le caratteristiche di questo motore, che sono uniche nel suo genere. Il motore è un capolavoro di ingegneria a tutti gli effetti, e la cosa che è ancora più interessante è proprio la qualità del motore e di come è stato costruito. Quindi è stato proprio progettato per poter durare nel tempo, e questo è grazie che la vettura è ancora arrivata ai giorni nostri. Se fate partire le slide, ho fatto un elenco un po' del processo, che è quello che è l'accensione del veicolo. Bene, qui ci sono un po' tutti i vari passaggi. Questi sono i passaggi, diciamo, finali di tutto il processo di messa in moto del veicolo. Praticamente, per mettere in moto una macchina del 7, dato che non c'è nulla di comandato in forma elettronica, c'è da controllare, oliare, ingrassare tutte quante le parti prima di poterla mettere in moto. Quindi tutti quanti dei lavori fatti a livello manuale. E se si dimentica un passaggio, ti può portare a gravi danni quando viaggi durante, diciamo, il percorso. Qui ho indicato un po' tutti i vari passaggi, direi di elencarli, poi facciamo partire il video così vedete in modo veloce. Prima di tutto, visto che, come dicevo, non ha nessun sistema elettronico all'epoca, c'è una pompa che serve a pompare aria nel serbatoio della benzina, quello più basso, quello da 80 litri, che era quello principale, che doveva essere pressurizzato per far arrivare la benzina al motore. Una volta che si pressurizzava il serbatoio, bisognava andare a agire sull'anticipo del magnete, quindi regolare quello che era il momento di avvenimento della scintilla all'interno del motore.
dopo si aprivano i rubinetti del cicchetto, ma non per inserire subito la benzina, ma più che altro per girare il motore e metterlo nel punto corretto per attivare la mezza compressione, che è quel sistema che ci accennava prima l'ingegnere Morello e che serve per fare in modo che chi doveva mettere in moto la macchina a mano lo faceva in modo molto più fluido, perché avendo una compressione anche parecchio alta, farlo girare costantemente senza togliere un po' di pressione all'interno del motore era abbastanza complicato. Una volta tirata questa leva della mezza compressione, si effettuava il cicchetto all'interno di questi bicchierini, che voi non vedete nel video perché l'avevo già fatto prima, e bisogna spillare il carburatore, quindi avere la certezza che la benzina fosse arrivata all'interno del carburatore, e in questo modo qua, dopo aver chiuso i rubinetti, girare, diciamo, abbastanza velocemente la manovella. Con temperature diciamo standard, quindi in periodi estivi, periodi in primavera, con un giro di manovella la macchina partiva. All'epoca, ovviamente, in climi molto freddi, a volte era anche necessario scaldare la macchina con un fuoco sotto la vettura, quindi non è scherzo questa cosa, dove bisogna proprio mettere il fuoco sotto la macchina per possibilmente lontano dai serbatoi, però non dai serbatoi ovviamente, ma nella parte anteriore, o tenerla in garage al chiuso e sperare che sia abbastanza mite il clima all'interno del garage. Fatto questo, quando la macchina parte, si rilascia quella leva della mezza compressione per fargli prendere i giri al motore, e si va a agire sul volante, dove ci sono le due leve del minimo, che era stato fissato un pochino più alto dell'acceleratore, e si regola anche l'anticipo sul magnete. Una cosa importante: l'anticipo su queste macchine va regolato costantemente, se non era un anticipo fisso. Quindi tu, man mano che giravi e che viaggiavi lungo le strade, dovevi variare l'anticipo sul magnete. Questo perché ti serviva anche per ottimizzare i consumi della macchina ed evitare che la macchina andasse a subire temperature troppo alte e quindi potesse avere dei problemi quando usi il veicolo. Bene, se volete far partire il video, che ringrazio perché me l'ha fatto Andrea Boesso Bertinotti in un giorno che era venuto a trovarmi e mi ha immortalato mentre facevamo tutto il processo di avviamento della Itala. Allora vediamo e sentiamo soprattutto. Sì. Questi rumori sono qui dell'anticipo sul volante per regolare. Qui stavo aprendo i rubinetti del cicchetto per fare in modo di poter tirare leva della mezza compressione. Qui ho tirato la leva della mezza compressione, si richiudono i rubinetti del cicchetto per evitare che si perda compressione all'interno del motore. Ho accelerato un pelino manualmente la vettura e poi si dà il giro di manovella. Nel prossimo video invece vi faccio vedere un po' più da vicino come funziona il sistema dell'accensione a martelletti, di cui vi parlava l'ingegnere Morello prima. Qui il motore è già in funzione. Vedete le doppie cam che vanno a agire sui martelletti esterni, che vanno a collegarsi con le cam della parte interna. Una particolarità: se fate un fermo immagine su questa foto, sul carburatore vedete che c'è un corpo sulla parte sinistra, quello lì è un supplemento d'aria che si autoregola in base a come gira il motore, e uno poteva tarare la tiratura della molla che c'è all'interno di questo cilindro anche in base al tipo di combustibile che usava il motore, perché come diceva l'ingegnere Morello, all'epoca non c'erano benzine come le conosciamo noi oggi, anzi erano più petrolio e cherosene, quindi bisognava calibrare anche la quantità di aria, il tipo di aria giusta per il combustibile che si utilizzava nel motore.
Davide, abbiamo messo in moto la nostra Itala, portaci a fare un giro adesso però, eh. Eh sì, il giro lo faremo poi verso fine del programma, e poi se venite al museo la vedrete e faremo delle giornate sicuramente dove la metteremo in moto e faremo vedere cosa significa anche guidare questa vettura su strada, che non è semplice, perché una cosa che non è stato detto, le velocità del cambio non sono standard, perché Scipione Borghese ha voluto proprio avere un cambio speciale per i ride, quindi la prima era una prima già abbastanza lunga, che faceva sui 50-60 all'ora, e seconda, terza e quarta erano marce di allungo, quindi arrivava tranquillamente dai 50 ai 90 all'ora già in terza, e quindi potevi viaggiare tranquillamente in quarta ai 90-95 all'ora, senza dover cambiare marcia, ecco. E potevi giocare con l'anticipo per poter mantenere sempre la quarta senza farla spegnere. Non c'è il traffico che c'è oggi su strada, quello devo dirlo. Direi bene. Allora, se volete vedere, Grazie. se volete fare un giro sull'Itala della Pechino-Parigi, dovrete aspettare alla fine della puntata, quindi seguirci fino alla fine. Richiamo con noi l'ingegner Morello. Abbiamo parlato tanto di questa Pechino-Parigi, questa avventura straordinaria nel 1907. Lorenzo, allora, come si svolse questo incredibile ride? Diciamo che il tutto nacque da una sfida lanciata dal Matin, che è un giornale di Parigi. E vediamo, ecco, qui vedete la pagina proprio di quel giorno, del 31 gennaio del 1907, in cui nell'articolo si chiede se ci sia qualcuno disposto a dimostrare che sia possibile andare in automobile da Pechino a Parigi, e non da Parigi a Pechino, come invece è scritto. Sostanzialmente si chiedeva anche per l'iscrizione alla gara, chi avrebbe accettato, una cauzione di 2.000 franchi, e questo per evitare che 2.000 franchi allora era il prezzo di mezza automobile sostanzialmente, per evitare che si associassero tanti che poi in realtà non avrebbero fatto la gara. Tutto il diario della gara lo potete trovare, che poi è stata in realtà una gara in solitario, lo potete trovare su questo libro che tra l'altro è stato ristampato qualche anno fa, La metà del mondo vista da un'automobile, scritta da Barzini, che è stato Luigi Barzini, il giornalista che ha seguito l'Itala e fatto il diario del viaggio. È un libro che ancora oggi è molto interessante, è a metà strada fra un libro di meccanica, un libro di geografia e un libro di sociologia. Comunque devo dire che si legge ancora molto volentieri oggi, ed è stata tra l'altro una delle mie prime letture automobilistiche quando ero molto più giovane da adesso. Andando avanti, a Pechino per l'inizio della gara si sono presentate, nonostante fossero iscritti in 26, arrivarono a Pechino solamente quattro equipaggi, quello dell'Itala, di cui abbiamo parlato, quello della Spyker olandese, che è la vettura che vedete in fondo, diciamo quasi in centro all'inquadratura, a righe, la fotografia in bianco e nero, in realtà erano righe bianche, azzurre e rosse, che sono la bandiera dell'Olanda. Questa era una vettura da 15 cavalli. Poi c'erano due De Dion Bouton che vedete immediatamente a seguire sulla destra, da 10 cavalli, e poi in primo piano, purtroppo solo a metà, ma se andiamo alla sua fotografia successiva la vedete tutta, un triciclo con TAL da 6 cavalli, che è stato l'altro equipaggio partecipante. Diciamo che il libro riporta il fatto che in realtà si fronteggiarono due diverse filosofie. C'era chi riteneva che un viaggio così difficile su strade non preparate dovesse essere fatto con automobili piccole, leggere e maneggevoli, chi invece sosteneva, e questo era solamente Scipione Borghese, che si dovesse usare automobili potenti e molto robuste per riuscire a fare questi 16.000 km senza rompere niente. Andando avanti, ecco, vediamo i protagonisti da sinistra: il principe Borghese, proprietario dell'automobile,
pianificatore dell'impresa, cioè è lui che con le sue relazioni internazionali riuscì a sistemare la logistica del viaggio. Cioè, pensate che distributori di benzina allora non esistevano neanche nelle grandi città, si andava dal farmacista a comprare dei bidoni di benzina, ma sicuramente non nella steppa e neanche nel deserto di Gobi. In mezzo vediamo Guizzardi, che era il meccanico, l'autista di Borghese, sostanzialmente anche un bravo meccanico perché dovette intervenire molte volte per degli interventi di fortuna, non tanto riparazioni, ma quanto montaggi e smontaggi, vedremo poi dopo perché. E infine Barzini, il giornalista, che ha relazionato il suo viaggio al Corriere della Sera e al Daily Telegraph, diciamo quasi giornalmente. In effetti l'itinerario, se andiamo alla diapositiva dopo, seguiva, diciamo forse un po', non si vede tanto bene, comunque in grassetto c'è tutto il percorso svolto dall'automobile, 16.000 km. Su questi 16.000 chilometri non erano sostanzialmente coperti da strade per 12.000 chilometri dei 16.000, solamente l'ultimo pezzo aveva delle strade comunque in macadam, non pensate certamente all'asfalto. Il percorso seguiva nel tratto dal lago Baikal, dove c'è quella specie di zeta intorno al lago, fino a Mosca seguiva la Transiberiana. Nel tratto principale invece della Mongolia e della Cina seguiva le piste caravaniere. Vi dicevo 16.000 km percorsi in 60 giorni, di cui però 12 di sosta, quindi i giorni effettivi erano, di viaggio sono stati una quarantina. Se andiamo avanti, vi presento alcune delle fotografie che vi spiegano in che cosa è consistita questo viaggio. Allora, i primi 200 chilometri sostanzialmente servivano per andare da Pechino alla a una delle porte della Grande Muraglia per entrare nella Mongolia. La carovaniera si svolgeva lungo, si svolge perché c'è ancora, lungo il letto di un fiume che veniva più volte attraversato. Era in tanti punti scavata nella roccia, ma soprattutto era scavata nella roccia per il logorio del tempo anche le rotaie dei carri, per cui l'automobile poteva passare lì in mezzo solamente se aveva la stessa carreggiata. E tante volte è stato necessario smontare le ruote per riuscire a passare nei punti più stretti. Era impossibile farlo guidando, per cui l'automobile è stata smontata per una prima volta. Sono state tolte sostanzialmente tutte le cariche posteriori. L'automobile è stata portata su a spinta con Guizzardi che faceva da cocchiere, da auriga, e tutti i carichi sono stati portati a spalle fino in cima al tracciato. Se andiamo avanti, un altro problema è stato il superamento dei ponti. I ponti risalgono perché ci sono ancora all'epoca Ming, molto belli in marmo, magari non molto ben conservati. C'era però un piccolo difetto, che il fiume debordava tutti gli inverni, straripava e portava via la massicciata della strada, per cui tutti i ponti si trovavano dai 20 ai 30 centimetri più in alto del piano stradale, per cui era necessario smontare la macchina, ma qui era già smontata, sollevarla per salire e poi scendere cautamente per non rompere niente. Diciamo che non è stata certamente una cosa semplice. Andando ancora avanti, ecco qui arriviamo quasi in Mongolia e incominciano a comparire i grandi fiumi. I ponti non esistono, non esistevano, non esistevano neppure i traghetti, per cui si doveva attraversare a guado. Certi guadi erano come questo abbastanza poco profondo, ma altri, come nella fotografia successiva, erano diciamo abbastanza più profondi. E appunto sul diario si annota che tutte le volte che c'era da fare un guado,
venivano smontati il carburatore, il magnete e le candele, avvolti in stracci, diciamo unti di grasso per essere impermeabili, tappati tutti fuori con altri stracci, poi si faceva il guado e alla fine del guado si rimettevano tutte le parti del motore che erano state eliminate. Siamo ancora nei primi 200 km. Andando avanti, incomincia un altro tipo di guaio ricorrente. Cioè, le ruote dell'Itala, che vi ho detto sono 135 mm di larghezza, se fate quattro conti, vedete che esercitano sul suolo una pressione che è 7 volte tanto quella che oggi si accetta per un'automobile fuori strada. Per cui è chiaro che con una pressione così elevata, sul terreno molle affondava. Ed era salvata solo dall'enorme diametro di queste ruote, che a un certo momento faceva sì che lo sprofondamento non fosse completo. In ogni caso, tutte le volte si trattava di andare a cercare dei volenterosi che dessero una mano, smontare la macchina per alleggerirla. La macchina a pieno carico pesava 2 tonnellate. Tolto tutto quello che vedete, era sui 1.000 kg, quindi era un qualcosa di un pochino più maneggevole. E quindi era necessario fare questo lavoro. Dopodiché si arriva al lago Baikal e qui il principe borghese ebbe una cattiva idea, quella di seguire una strada che era stata dismessa dopo che la ferrovia transiberiana era stata costruita. Su questa strada c'erano molti ponti di legno e la tecnica usata era quella di attraversarli di slancio sperando che crollassero solo dopo che la macchina era già passata e non durante. Però a un certo momento c'è anche stato il crollo durante e qui vedete la situazione dell'automobile alla fine della manovra. Comunque l'automobile è stata tirata fuori a forza di braccia, rimessa sulle sue ruote e ha proseguito per il suo viaggio. Se andiamo avanti, a questo punto si scelse un altro tipo di avanzamento, quella di seguire i binari della ferrovia. Peccato che l'Italia avesse, come quasi tutte le automobili europee, una carreggiata di 1,40 m circa, come lo scartamento ferroviario europeo, ma lo scartamento russo era 1,80 m. Per cui non era possibile togliere i pneumatici e viaggiare sui binari, ma si doveva andare avanti saltellando sulle traversine, come fa vedere questa fotografia, anche se le traversine non si vedono molto bene. Quindi il viaggio è stato tutt'altro che confortevole ed è stato svolto con un permesso speciale in cui l'Italia doveva seguire una certa tabella di marcia come se fosse stato un convoglio ferroviario. Altri affondamenti. Qui, diciamo, nella parte russa incomincia a comparire molto più frequentemente il fango e le ruote sono, non solo ci sono gli affondamenti che c'erano prima, ma le ruote sono anche sollecitate. Il Guizzardi pensò di risolvere il problema avvolgendo delle catene, come si fa oggi con la neve, intorno alle ruote. Il problema è che le razze di legno non erano in grado di sopportare questo sforzo e quindi le razze un po' per volta si scalzavano dal cerchio. Per risolvere questo problema, dal momento che si sapeva che il legno si gonfiava bagnandolo, ogni razza veniva avvolta con degli stoppaccioni che venivano poi inumiditi per far sì che le razze fossero sempre gonfie e quindi non si separassero dal cerchio. A un certo momento però una ruota si è rotta ed è stata ricostruita a mano da un fabbro, che quindi non è neanche un falegname, da un fabbro siberiano, che a colpi d'accetta è riuscita a ricostruire la ruota. Quindi vedete che le ruote di legno qualche vantaggio avevano. Qui ho salto un bel pezzo del percorso, perché attraversati gli Urali finalmente incominciavano a presentarsi delle strade degne di tal nome, per cui si sono registrate già velocità dell'ordine di 60-70 km all'ora e non ci sono stati più incidenti.
Qui vedete Borghese e Barzini all'arrivo a Berlino, quindi sono già usciti dalla Russia, e vedete anche qual era il tipo di abbigliamento che si doveva usare per fare un viaggio di questo genere. Il concetto di allora era che se pioveva ci si riparava con l'impermeabile, non con il tetto dell'automobile. Andiamo ancora avanti e vediamo l'accoglienza trionfale tributata a Parigi all'arrivo. L'automobile è arrivata dopo 60 giorni, ma gli equipaggi Spyker e De Dion erano ancora a 5.000 km più indietro e la Courtauld si era schiantata sostanzialmente prima di arrivare alla Grande Muraglia. Quindi, pieno successo. Pensate che per fare tutto questo viaggio sono state consumate 16 pneumatici, cioè 4 treni di gomme, che tutto sommato credo che oggi non si saprebbe fare di meglio, perché in effetti quando l'Itala ha fatto lo stesso viaggio alla rovescia su un percorso più addomesticato, non se l'è cavata molto bene. Però la domanda era: si può andare in automobile da Pechino a Parigi? E il principe Borghese, nella prefazione del libro di Barzini, dice che dopo tutte le fatiche fatte per attraversare fiumi, salire sulle rocce, superare le sabbie e anche la perdita di tempo nei banchetti, perché pensate che tutti quelli che hanno incontrato lungo il percorso hanno dimostrato grande ospitalità. Il concetto è che siamo riusciti ad arrivare, però abbiamo dimostrato che è assolutamente impossibile andare in automobile da Berlino a Parigi. Grazie infinite Lorenzo per aver riassunto questi oltre 16.000 chilometri di avventura. A questo punto vorrei richiamare con noi Donatella Bifignandi per proseguire il nostro cammino in questa incredibile storia della Itala, perché finora abbiamo visto e rivissuto un'ascesa quasi inarrestabile. Eppure Donatella, a un certo punto assistiamo al declino di questa gloriosa fabbrica di automobili. Ci puoi raccontare come, quando e perché questo avviene? Dunque, innanzitutto ritorniamo con la mente a quegli anni. Abbiamo, come ci ha raccontato l'ingegner Morello, assistito a questo meraviglioso viaggio, il che è una dimostrazione della grande affidabilità dei modelli progettati da Ballocco. Infatti, come ha accennato anche l'ingegner Morello, quella stessa macchina ha poi rifatto i raid, seppure sul percorso più facile, ma comunque insomma l'ha rifatto anche più di una volta a distanza di 90 anni, per cui insomma dimostra che erano vetture veramente costruite per sfidare l'impossibile. Passano pochi anni e purtroppo nella storia non solo dell'Italia ma del mondo intero si abbatte la sciagura della Prima Guerra Mondiale, che inizialmente l'Itala attraversa con una certa baldanza, cioè affronta con una certa baldanza, sia pure con un'iniziale fortissima restrizione alla circolazione e al commercio delle automobili, il che per un'azienda automobilistica italiana era un colpo molto pesante, perché quasi tutte le nostre industrie, visto il debolissimo mercato interno, producevano essenzialmente per le esportazioni. Però in una maniera o nell'altra passano i primi mesi, i primi anni della guerra, il 15, il 16, addirittura l'Italia è tra le pochissime aziende che continua la produzione civile, addirittura mette sul mercato un modello nuovo, il 39, nel 17, di cui tra l'altro si sa veramente pochissimo, c'è solo una pubblicità piuttosto bruttina che ne testimonia l'esistenza. Quando infine nel 1917 si aprono veramente degli orizzonti inaspettati, nel senso che all'Itala si profila la possibilità di una commessa importantissima. L'Hispano-Suiza, una grande fabbrica di automobili franco-spagnola, cioè svizzero-spagnola, che era specializzata nella fornitura, nella produzione di motori d'aviazione,
e cerca naturalmente dei co-costruttori di questo motore. Sono i motori d'aviazione che vengono montati sui caccia francesi Spad, di cui si dota tra l'altro anche l'aviazione italiana. E considerate che ne vengono costruite in questo periodo, fino alla fine della guerra, circa 50.000 esemplari. Naturalmente l'Ispano-Suiza cerca qualcuno in Europa che possa aiutarla a affrontare una produzione così ingente. In Italia trova la SCAT e la SCAT trova l'Itala, per cui di commessa in subcommessa anche all'Itala arriva la possibilità di produrre questi motori, e essendo impossibile la produzione civile è ovviamente una prospettiva alla quale non si può minimamente non si può certo tralasciare. Si trattava di un motore a 8 cilindri a V di 90 gradi biblocco con una potenza che inizialmente viene definita in 150 cavalli, dopodiché l'Ispano-Suiza decide di portare la potenza di questo motore aeronautico a 200, dopodiché a 220, e tenete presente che ogni volta dovevano essere adattate, aggiornate, modificate le linee di produzione, perché all'Itala fino a quel periodo non c'era assolutamente stato mai in produzione un motore a 8 cilindri, per di più questo è un motore aeronautico, per cui con delle caratteristiche completamente diverse da quelle di una produzione automobilistica civile. Per cui c'è un processo di riconversione costosissimo e molto lungo. Talmente lungo che avendo ricevuto questa commessa solamente all'inizio del 1917, quando finalmente i primi motori escono dalle linee produttive dell'Itala e anche della SCAT, e tra l'altro da non dimenticare che per l'ennesima volta l'Ispano-Suiza aveva aumentato la potenza di questo motore, l'aveva portata a 300 cavalli e aveva anche aumentato le dimensioni, per cui di nuovo le linee produttive avevano dovuto essere completamente riaggiornate. Siamo all'autunno del 1918, cioè siamo alla fine della guerra. Il governo italiano aveva commissionato all'Italia 3.000 motori. A questo punto, a novembre del 1918, cancella metà di questo ordine, ne accetta solamente più 1.500, che però non vengono pagati quanto era stato pattuito all'inizio, cioè 23.000 lire l'uno, vengono pagati 2.000 lire l'uno, e tutto il resto rimane nei magazzini dell'Itala, e a quel punto l'unica prospettiva è venderli al prezzo di costo del ferro. Immaginate quanto sia stato un colpo devastante. E tra l'altro con la fine con la fine della guerra, si apre per l'Italia, come peraltro tutti i paesi belligeranti, un periodo difficilissimo di grandi tensioni sociali, di grandi problemi economici, di grandi tensioni anche politiche, insomma un periodo veramente molto tormentato. Ci sono agitazioni sindacali di tutti i generi, in Italia in particolare si assiste al fallimento di molte banche, e soprattutto di due banche fondamentali per il settore industriale italiano, la Banca Italiana di Sconto e il Banco di Roma, che sfiora il fallimento e che era proprio la banca di riferimento dell'Italia, la banca che aveva assorbito il Banco di Liguria, che era un po' la banca del famoso Figari. A tutto questo aggiungiamo che la dirigenza dell'Italia era stata decapitata, perché nel 1913 si era ucciso proprio su una vettura Grand Prix con motore a valve l'amministratore delegato Guido Biggio, che era stato anche un grandissimo uomo d'impresa, un tecnico, ma anche una persona molto capace dal punto di vista imprenditoriale di gestire l'azienda. Ma muore anche Figari, perché muore nel 14, a due settimane dalla morte del figlio, che muore in un incidente stradale, tra l'altro su Itala. E infine nel 1919 se ne va anche Ballocco, per fortuna lui non muore, ma semplicemente, probabilmente amareggiato da tutta questa serie di colpi, se ne va a lavorare altrove. Per cui l'Italia si trova improvvisamente senza più riferimenti diciamo di tipo bancario, perciò senza più la possibilità di poter disporre di capitali, con delle tensioni sindacali all'interno fortissime, con un panorama economico diciamo nazionale molto difficile. Inizia un periodo infinito di colpi di mano, nel senso che l'Italia passa da una mano all'altra, subisce
una serie infinita di rivolgimenti societari. La banca che interviene in suo salvataggio è la Banca Commerciale, storica avversaria della Banca Italiana di Sconto, che nel 1923 costituisce una finanziaria proprio finalizzata al salvataggio delle imprese in difficoltà. Nel 1924 questa finanziaria, che si chiama Sofindit, che cosa fa? Cerca disperatamente, ovviamente, trovandosi in mano il cerino acceso dell'Itala, cerca una soluzione, si rende conto che la dirigenza e soprattutto i progettisti dell'Itala, in quel momento era progettista un certo ingegnere Orasi, sono sì bravi, ma non sono in grado di offrire alla clientela un modello aggiornato con i tempi. Sono quelli che vengono offerti sul mercato, sono modelli che alla clientela paiono antiquati, paiono ancora decisamente modelli d'anteguerra, mentre tutte le fabbriche dalla Fiat in poi naturalmente cercano invece di presentare dei modelli nuovi. E allora chiama all'ufficio tecnico un progettista pavese di grande fama, ossia Giulio Cesare Cappa. Lui era appena uscito sbattendo la porta dalla Fiat, dove aveva progettato dei modelli strepitosi, devo dire, sia come modelli da corsa e sia come modelli da turismo, e gli affida l'ufficio tecnico. A questo punto, ecco, qua per esempio vediamo queste pubblicità, sono la pubblicità della modello 50, che è il modello di punta della produzione di Orasi, una vettura bella, affidabile, però insomma non particolarmente innovativa. E ci sono anche delle vittorie, per esempio Moriondo su una vettura d'anteguerra riesce, Moriondo era stato un grande collaudatore del periodo anteguerra dell'Itala, che poi si è tramutato anche in pilota, riesce addirittura ad arrivare secondo assoluto e primo di classe alla Targa Florio, che tutti sappiamo e conosciamo essere una delle gare più dure e internazionalmente più rilevante. Donatella, qual è stato, quale fu il ruolo del geniale Giulio Cesare Cappa, che proveniva tra l'altro dalla Fiat? Proveniva dalla Fiat, dove sembra che Agnelli avesse detto in piemontese, che adesso pur essendo io piemontesissima però non oso riportare proprio le parole in dialetto, comunque aveva detto: questo qui è troppo bravo, mandumlo alla concorrenza, mandiamolo alla concorrenza. Perché effettivamente cosa fa Cappa? Lui arriva in Itala, comincia a considerare quelli che sono i progetti, non solo allo studio, ma addirittura progetti in procinto di essere tradotti in realtà. Era stata appena presentata al Salone di Torino e poi a quello di Milano una vettura, la 60, a 6 cilindri, 2 litri, che aveva ottenuto notevole applauso e naturalmente continuava la produzione di Orasi. Lui ne fa tabula rasa, non ne vuole assolutamente sentir parlare. Insiste perché si accetti e venga messo invece allo studio il suo progetto, che è sempre di una vettura a 6 cilindri 2 litri, ma con delle raffinatezze tecniche, con una struttura complessiva molto diversa. Naturalmente non ha nessun problema a porsi in pieno contrasto con quello che sono le maestranze, con quello che sono i tecnici, l'apparato amministrativo, l'apparato dirigenziale dell'Itala. Diciamo, è una deflagrazione, Cappa, non sente ragioni. E naturalmente la Sofindit, che è la finanziaria che l'ha portato lì, e non può neanche trappargli le ali più di tanto, perché si tratta del tecnico che sono andati loro deliberatamente a scegliersi. Per cui già dall'estate, lui arriva nel maggio del 1924, già dall'estate si decide di abbandonare il progetto della 60 e di abbracciare invece quello della 61. Il problema è che questo progetto si trascina per un numero infinito di mesi, nel senso che i collaudi si prolungano di mese in mese in mese in mese per tutto il resto del 1924, ma persino per tutto il 1925. La vettura è una maschera, ovviamente, presentata al Salone di Parigi dell'ottobre 1924. Tutti quanti, la clientela, i concessionari e così via, si aspettano che nel giro di qualche mese sia possibile avere la vettura, e tutto questo invece non succede. Perché non succede? Perché già dai primi collaudi i problemi che sorgono per
la commercializzazione per la produzione di questa vettura sono infiniti. Talmente tanti che neanche la straordinaria comunicazione di Biscaretti, che nel frattempo era arrivato già da prima della guerra a dirigere l'ufficio stampa e comunicazione dell'Itala, riescono a fare molto, perché naturalmente si tratta di pubblicità meravigliose, ma per una vettura che non c'è. E continuano a essere vendute le vetture di Orasi, cioè sempre la 50, la 51 Sport, vetture sicuramente belle, ma che già se erano sembrate antiquate nel 19-20, figuriamoci nel 24-25. La produzione parte finalmente nella primavera del 1926. E i problemi che però questa macchina pone alla clientela continuano a essere continui. Tante vetture vendute, tante vetture riportate in officina per malfunzionamenti, per problemi, per guasti, per reclami. Dunque, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista di credibilità, di affidabilità, un assoluto disastro. K cosa fa? Anziché cercare di capire quali erano gli effettivi problemi e magari anche ascoltare il suo entourage tecnico, ascoltare le lagnanze della clientela, avere cioè un atteggiamento, diciamo, costruttivo, mi sento di poter affermare che reagì con molta arroganza e con molta supponenza, rimandando ogni volta la colpa di questo, di quello, di quell'altro problema ancora al cliente che non sapeva guidare, al fornitore che aveva sbagliato i pezzi di ricambio, al concessionario che si lamentava senza costrutto, eccetera, eccetera. Naturalmente un atteggiamento di questo genere non solo non giovò, ma affossò ulteriormente le vendite dell'Italia. Da tenere presente che tra l'altro la 61 è una vettura sostanzialmente bellissima. È bellissima per molti motivi. Dal punto di vista meccanico, perché ha delle raffinatezze tecniche, ha una pulizia di disegno che sono veramente straordinarie, e lì è il genio di K. E altrettanto sono magnifiche le carrozzerie, perché non avendo l'Itala un reparto carrozzeria, tutti i più grandi carrozzieri torinesi, italiani, si danno da fare per vestire queste vetture, soprattutto Farina e Garavini, che hanno proprio dei rapporti, dei contratti di collaborazione con l'Itala, e danno vita a delle carrozzerie strepitose. Dottoressa Befignandi, siamo arrivati quindi veramente all'epilogo dell'Itala. Come si è conclusa la sua storia? E come ormai penso che sia comprensibile dalle mie parole, si è conclusa male. Si è conclusa male perché K si è lanciato, sempre purtroppo con il consenso della società finanziaria, in una serie di ulteriori avventure con l'Itala, esaurendo praticamente ogni possibilità e creando una voragine all'interno dei conti, perché progettò una vettura da corsa, la famosa monoposto 11, altra vettura che Davide Lorenzone conosce molto bene, che è stata una monoposto rivoluzionaria, ma che non ha mai percorso un metro su un campo di gara, e andando anche a creare i presupposti per un faraonico contratto con la Polonia di fornitura di veicoli militari e civili, che però non si concretizzò. Per cui cosa succede? Succede quello che tutti possono immaginare, cioè i conti spaventosamente in rosso, ulteriori cambiamenti di mano, tentativi di vari gruppi, varie cordate di salvare l'Italia. Per esempio l'immagine che vediamo è del 28, l'Italia è presente al Salone di Milano in un stand magnifico centrale in cui presenta la 61, presenta la 65, che intanto la 65 Sport, che intanto era uscita, viene proprio presentata a Salone di Milano. Più tardi uscirà la 75, che è una versione aggiornata della 61. Ma tutto questo naturalmente non basta. Nel gennaio del 1930 l'amministratore delegato e presidente dell'Itala di quel momento, cioè Dante Ferrari, si è costretto a portare i libri in tribunale a un disavanzo di 21 milioni su un bilancio di 60, un disavanzo che ovviamente per l'epoca è spaventoso. La Fiat si interessa molto blandamente dell'Itala, non gliene importa granché, l'unica cosa che fa è cercare comunque di recuperare quelli che sono magazzini, depositi, gli invenduti, eccetera, eccetera. Nel 31 costituisce la SACA,
la società anonima Itala Commercio Automobili, che per gli anni successivi sostanzialmente la tiene in vita, nel senso che vengono venduti i veicoli in magazzino. Nel 1934 anche la SACA cessa ogni attività e la Itala è morta. Ma si può dire che non sia quello il momento della morte, la fine dell'Itala è ben precedente, più o meno si colloca intorno al 28-29, quando è chiaro che la 61 non riuscirà a risollevare le sorti di questa straordinaria marca automobilistica, in cui vediamo veramente concentrate una serie di fatti, di episodi, di avventure, di genio, di eccellenze raramente ravvisabili in un'unica azienda. Grazie Donatella Bifignandi, abbiamo citato appena appena di striscio uno degli ultimi capolavori della Itala, la 65, e chi meglio di Ferruccio Telò ce la può raccontare? Ferruccio, eccoci qua, grazie per essere stato con noi fino adesso, ti facciamo intervenire solo ora, ma a ragion veduta, perché appunto facciamo un focus, un bel focus sulla Itala 65 che appunto tu conosci benissimo, perché? La conosco molto bene perché ho avuto la fortuna e ho la fortuna di lavorarci e di guidarla. È una storia legata a questa macchina che dura da molti anni e spero possa durare ancora tanti anni. Per completezza aggiungo a quello che ha detto Donatella che circa dalle mie ricerche sono 2000 più o meno i telai costruiti dall'Itala 61, mentre un centinaio sono quelle della 65, e capiremo poi perché questi numeri sono importanti, perché farà capire quanto poi è diventata rara questa, quanti sono diventati rari questi modelli, ma soprattutto è la fortuna che ho è capire la raffinatezza tecnica dei lavori che ha fatto K sulle Itala e per le Itala, dove la meccanica è portata a una raffinatezza e a una delicatezza incredibile. Si vedrà poi un piccolo spezzone del motore in moto e vi assicuro che è un gioiello di tecnica. Solo un pazzo poteva costruire e inventarsi certe soluzioni di questo tipo, e sicuramente dai costi esorbitanti. Io continuerei con quello che ho preparato, e dove con delle immagini si capirà un pochino meglio. Perfetto, allora possiamo far vedere il contributo che ci ha preparato il nostro Ferruccio Telò. L'Itala era una rinomata marca di vetture, ancora di più lo era il progettista dei modelli 61 e 65, l'ingegner Giulio Cesare Cappa. La produzione si concluse con un ultimo modello, la 75, tutte sei cilindri costruite con un grande uso di materiali alleggeriti di alluminio, all'epoca molto costoso. Una progettazione maniacale, basti pensare che ogni vite o ogni elemento è funzionato con il marchio Itala 65. Ogni componente fu studiato per rendere al meglio nelle corse, e la continua evoluzione portò a sostanziali differenze nei tre tipi di motori oggi conosciuti dalla 65. La 65 ha molte particolarità: motore bialbero a camme in testa, un rapporto di compressione molto elevato di 6-1, raggiunto grazie a camere di scoppio emisferiche brevettate. Le candele sono poste all'interno del coperchio valvole a bagno d'olio nel centro della camera di scoppio. Il motore della 65 adotta soluzioni come bielle alleggerite cave, fu la prima vettura a montare la pompa elettrica della benzina, unica vettura ad avere i freni a corda a quel tempo. La fasatura è variabile, svitando tre piccole viti sulle cam. Lo spinterogeno ha una doppia puntina sincrona. Il servofreno meccanico, che agisce tramite un pacchetto di frizioni prendendo forza da una vite senza fine sull'albero primario all'interno del cambio, permette frenate potenti sulle quattro ruote. Sospensioni brevettate, telaio ristretto e abbassato rispetto alla 61 la rendono una vettura molto stabile, capace di raggiungere 170 km orari e dà la tenuta di strada incredibile. Purtroppo però il prezzo di 41.000 lire per il solo telaio, fornito di 6 ruote, cofano e fari, ma non del serbatoio, la posero al di sopra di altre vetture concorrenti già carrozzate, e la produzione fu molto ridotta se confrontata ad altre vetture divenute ben più famose nella storia. Il prezzo di 41.000 lire venne pagato in maniera scontata da quattro cremonesi: il RAS fascista Farinacci, i piloti Bellingeri e Carotti e il notaio Fiorini. Le quattro modello 65 furono acquistate con l'intento di correre la Coppa della Mille Miglia e altre gare di velocità, e la costruzione delle quattro vetture fu affidata alla carrozzeria Manfredini, sita in via Massarotti Cremona.
Le prime Italia 65 Sport carrozzeria Manfredini vennero impiegate in diverse gare in tutta Italia, ottenendo discreti risultati e corsero più volte la mille miglia. Non è dato sapere i colori delle prime tre vetture, presumibilmente furono dipinte di nero. Si conosce però la storia dell'ultima vettura costruita dai fratelli Manfredini, poiché furono diretti testimoni al momento dell'acquisto da parte della nostra famiglia e riportatori di quanto segue nella descrizione di quella che è oggi l'unica Italia 65 Sport con carrozzeria a due posti aperta esistente. La quarta Italia 65 Sport del notaio Fiorini venne commissionata con precise specifiche. Doveva essere elegante e doveva avere dei posti a sedere per i tre figli. Una vettura sportiva, fruibile in estate, mentre in inverno avrebbero usato la 61 berlina. Spesso i Manfredini si recavano a Milano nelle carrozzerie più rinomate e famose per concludere collaborazioni o per imparare nuove tecniche. Chi faceva i parafanghi destri non faceva i sinistri, affermarono. Ed è durante uno di questi incontri che forse videro i primi bozzetti di quello che nel 1931 sarà presentato dalla carrozzeria Touring come il progetto Flying Star, bozzetto dai colori blu e rosso. Roberto Farinacci, amico intimo del notaio Fiorini, impose però prima dell'uscita della vettura una modifica. Secondo il RAS, il colore rosso non era idoneo. Fu necessario quindi verniciare la vettura completamente di nero. La stessa carrozzeria Touring presentò tre vetture al concorso d'eleganza di Genova nel 1931 di colore bianco, non sfruttando quindi il bozzetto con le originali colorazioni blu e rosso. L'Italia 65 fu ritirata dalla carrozzeria Manfredini nel 1930. Fu però la moglie del notaio a impedirne l'uso per le corse, troppo bella secondo lei per rischiare di rovinarla. O forse aveva a cuore il marito, non di certo un pilota professionista. L'Italia 65 Sport, unica auto della famiglia Fiorini rimasta dopo la guerra, fu utilizzata fino all'anno 1952, quando il notaio decise di dismettere l'auto a favore di una più moderna e più confortevole Lancia Aurelia B21. L'Italia 65 Sport fu parcheggiata sotto il portico della casa di campagna nel Cremonese, nello stato in cui si trovava, con i mozziconi di sigarette sul pavimento e qualche litro di benzina in serbatoio e la placchetta notaio nel baule. La famiglia Fiorini si appassionò e si legò indissolubilmente al marchio Lancia, passando dall'Aurelia B21 a una Lancia Flavia e così via. L'Italia venne conservata completa di ogni sua parte, tappetini, capote, attrezzi nel vano sotto il sedile. Il legame con il marchio Lancia non fu solo limitato a cliente fedele, ma il figlio del notaio, una volta laureatosi in ingegneria, cominciò a lavorare per il gruppo Lancia. Nel 1976 mio padre Giovanni Telò aprì un'attività in proprio affiliato al marchio Lancia. La nuova attività gli diede la possibilità di avere come cliente appunto il figlio del notaio, l'ingegner Fiorini. Fu così che un giorno, nel 1983, all'uscita della legge sull'esenzione del bollo, l'ingegner Fiorini si recò in officina da mio padre e chiese aiuto per la modulistica ASI, in quanto possessore delle auto del padre. Ignaro di quanto potesse trovare, mio padre si fece accompagnare dall'ingegnere per scattare le fotografie necessarie. Incredulo, fu il primo dal 1952 a spostare l'auto da sotto il portico. Cominciò da quel momento un'appassionata domanda di acquisto della vettura. La promessa dell'ingegner Fiorini fu la seguente: signor Telò, sappia che quando deciderò di vendere le macchine, lei sarà il primo al quale lo dirò. Qualche anno dopo, in maniera sorprendente, l'ingegnere incontrò mio padre e comunicò la decisione di donare le vetture in memoria del padre al Museo di Torino, museo fondato da Carlo Biscaretti di Ruffia, disegnatore di molte delle pubblicità dell'Itala. In tutti i modi, mio padre cercò di convincere l'ingegnere e le sorelle Fiorini che la donazione ad un museo non sarebbe stata la soluzione migliore, ma la strada sembrò segnata, tanto che mio padre per qualche anno non accennò più alle vetture ogni qualvolta l'ingegnere venne a far riparare la vettura in uso, rigorosamente Lancia. Dal 1983 si arrivò al 1997. L'ingegner Fiorini fu uomo di parola. Il primo a cui disse della vendita fu mio padre, esattamente il 17 gennaio 1997, un freddo sabato mattina. Signor Telò, io e le mie sorelle abbiamo deciso di vendere a lei la vettura. Io voglio che la sua famiglia a custodire questa Itala. Da mio padre è passata a me e ora la voglio dare a lei perché so che non la venderete mai e ne avrà cura. La rimetterete in strada e non sarà vittima di spietato commercio. Le chiedo solo una cortesia. Vorrei una volta restaurata fare un giro in memoria di mio padre, come quando ero bambino. Ingegnere, l'auto sarà a sua completa disposizione quando vorrà, rispose mio padre. Alle 14, al mio arrivo da scuola, mi chiese di accompagnarlo in un posto, restando vago senza svelare il nuovo acquisto. In un angolo buio di quel grande giardino della villa di campagna, l'Itra 65 Sport giaceva nascosto dalle altre auto Lancia del notaio. Abbassi i vetrini, si sa mai che si rompano nel trasporto. Legala bene, caspita, è tutta completa. È più bella di quanto mi ricordassi. Mi raccomando, attento a non perdere nulla. Queste le parole di mio padre. Emozionati come due bambini, si coronava il sogno dopo 15 anni di corte per averla.
Ci vollero pochi lavori per rimettere in moto l'Itala. Il motore non era bloccato, ma prima di cominciare il restauro bisognava capirne lo stato. Un rapido cambio d'olio, una pulita al carburatore, una messa a punto alle puntine, spinta erogena, benzina nuova e la vettura ripresa a funzionare, a far sentire il suo rombo pieno. Una delle prime cose che fece mio padre fu togliere la mascherina protettiva invernale davanti al radiatore. Uno stemma smaltato così bello deve rimanere in vista, non deve essere coperto dalla mascherina. Il restauro comportò il completo smontaggio della vettura, il rifacimento della meccanica, della selleria e soprattutto l'auto fuoridipinta nei colori rosso e blu, trovati sotto il nero con un attento esame e documentazione fotografica di ogni pezzo. Il motto fu: l'originalità non ha prezzo. Dopo poco più di un anno di restauro, l'auto fu riportata a nuova vita e dopo poco tempo arrivò l'ingegnere in officina per il consueto tagliando l'anatema. Signor Telò, è l'Itala quella sotto la coperta? Sì, ingegner Fiorini, è proprio lei. L'abbiamo finita, l'abbiamo verniciata con i colori che abbiamo trovato sotto al nero, l'abbiamo rifatta rosso e blu, così come venne pensata all'inizio. Eh sì, signor Telò, fu Farinacci a imporre a mio padre che fosse ridipinta di nero. Sa, a quel tempo il rosso non era di moda. Pensi che mio padre dovette dare al regime la 61, essendo Berlino aveva più metallo, ma così facendo questa si è salvata. Vuole fare un giro, ingegnere? Se vuole la tiro fuori, come le promisi a sua disposizione. La scopra, signor Telò, per favore. L'ingegner Fiorini non vuole nemmeno sentirla in moto. Guardò l'auto e probabilmente ricordi l'emozione non gli fecero dire nulla, se non un'ultima frase. Va bene così, grazie, signor Telò. Da quel giorno, ogni qualvolta l'ingegnere si recò in officina da mio padre, non volle più vedere l'auto, non chiese più nulla, né tantomeno la vide scoperta. Negli anni i raduni fatti con questa vettura sono stati molti, in tutta Italia. Pochi si sono accorti che la targa anteriore ha i caratteri del 1927, mentre la targa posteriore ha i caratteri postumi. La vettura è ancora viva, la passione è passata da padre in figlio, così come fu dal notaio all'ingegner Fiorini. Fin da quando ero bambino sono sempre stato in mezzo ai ferri vecchi, come mi piace definirli, e il restauro mi ha dato modo di imparare molto sulla meccanica e sulle lavorazioni di una volta, che non devono andare perse. È un divertimento mettere mano su queste auto che hanno bisogno di cure e attenzioni. Guidarle vuol dire ascoltare, sentire e in qualche modo comunicare con le auto. Negli anni non sono più auto, ma componenti della famiglia. Sono cominciate ricerche di documenti, studi e letture appassionati di riviste d'epoca. Ho conosciuto esperti di targhe, di meccanica e di storia, e tutti mi hanno insegnato qualcosa. I raduni sono un mezzo per fare cultura e per raccontare la storia delle nostre auto, che non va dimenticata, perché ogni auto ha una sua storia unica. Ricordiamo sempre che le auto sono sopravvissute alle guerre, passate per mille sliding doors, e noi ne siamo custodi temporanei, ma soprattutto ci consentono di condividere la passione di avere grandi amici in tutta Italia. Ferruccio, davvero grazie infinite per questo tuo contributo, complimenti soprattutto per la tua passione, come abbiamo potuto capire, ereditata dal papà insieme a questa straordinaria Itala. Scommetto che sei emozionato oggi tanto quanto quando era stata recuperata dal notaio, vero? Sì, è vivo in me il ricordo di quel signore che guarda la macchina e ne parlavo proprio oggi. Mi commuove sempre pensare alla sua faccia quando ha rivisto questa macchina quando lui era bambino. Però una cosa importante e bella è che continua a vivere l'Itala 65, ma continua a vivere anche il marchio Itala. Il marchio Itala oggi ha un proprietario che sta lavorando e l'ha messo anche nei commenti che saluto Daniele. Sta lavorando per farlo rivivere. E io sto cercando di aiutarlo creando questo gruppo di proprietari di Itala, sparsi un po' in tutto il mondo perché c'è stata una grandissima esportazione. Circa la metà delle vetture Itala sono state esportate in Australia, in Nuova Zelanda, nel nord Europa. E stiamo cercando di costruire questa rete, quindi faccio anche un appello, mi è gradita questa occasione per fare un appello, chi avesse documenti, chi volesse condividere la propria passione per questo marchio può contattarmi tranquillamente e abbiamo creato questa rete per scambiarsi anche delle informazioni tecniche. Quindi Bene, siamo continuiamo a davvero, farlo vivere. scusami, siamo quasi in chiusura di questa puntata, quindi richiamerei con noi Donatella Bifignandi, Davide Lorenzone, ovviamente Lorenzo Morello, ma ci ha raggiunti anche il presidente della Commissione Cultura dell'ASI, Luca Manneschi, così chiudiamo veramente questa puntata straordinaria che grazie a Ferruccio Telò abbiamo riportato sul livello della straordinaria passione e della straordinaria competenza che esiste nel mondo dell'automotoclub storico italiano e tra tutti gli appassionati.
Io so anche che Donatella Bifignandi ha un'altra sorpresa per gli appassionati di Itala e per i cultori del motorismo, perché a breve uscirà un suo nuovo lavoro. Donatella, magari ci vuoi anticipare qualcosa? Sì, grazie, mi fa molto piacere. Io da 2 anni sto conducendo una ricerca per l'AISA, l'Associazione Italiana per la Storia dell'Automobile, proprio per un libro dedicato alla marca Itala, che dovrebbe costituire il 4° volume della serie dei libri. È un progetto che mi ha coinvolto e mi ha impegnato totalmente. Devo dire che io pensi all'Itala, sogni l'Itala e mangi l'Itala tutti i giorni da 2 anni, complice anche il Covid, che naturalmente ha un po' spinto tutti a chiudersi in casa e eliminare tanti altri impegni che ci portavano fuori. Dovrebbe essere abbastanza avanti e io spero di poterlo avere tra le mani verso settembre-ottobre. E speriamo naturalmente che questo marchio, come diceva Ferruccio, possa avere anche un futuro. Ci sta seguendo il proprietario del marchio, al quale auguriamo tutto il bene possibile affinché possa ritornare in auge questo straordinario nome dell'automobilismo italiano. Facciamo allora un rapido saluto di chiusura, grazie ovviamente Ferruccio Telò per il tuo contributo e per il tempo e le tue competenze che dedichi anche in ASI. Grazie a Davide Lorenzone, che ha sempre la fortuna di lavorare tutti i giorni su queste straordinarie automobili. Grazie Lorenzo Morello, che ha reso possibile questa puntata. Luca Manneschi, magari per chiudere e per anticipare l'ultima puntata della prossima settimana. Presidente Luca Manneschi. Sì, certo. Ovviamente conoscevo bene la regia di questa serata, come conosco molto bene tutte le persone che hanno preso la parola. Però nonostante questo è stata un'emozione totalmente nuova e totalmente imprevista, perché credo che stasera abbiamo avuto proprio il meglio che l'ASI possa esprimere, quindi i grandi storici, i grandi tecnici, i grandi restauratori, i grandi appassionati. E questo penso sia una preconclusione veramente bella. La conclusione purtroppo arriverà alla prossima, sarà l'ultima puntata. Quest'anno ci siamo tenuti un momentino più stringati, anche perché non c'era per fortuna il lockdown da dover riempire per forza. Però anche la prossima sarà un qualcosa di estremamente particolare, perché sarà proprio appunto Obiettivi 2023, 100 anni di aeronautica militare italiana. Quindi una trasmissione molto particolare, la vorrei proprio per questo caldeggiare ai nostri amici che ci seguono, perché sarà estremamente importante. Per noi è un grande orgoglio, sia per la Commissione Cultura che per l'ASI, perché è una trasmissione che nasce da una collaborazione elevatissima, quella con il Comando dell'Aeronautica Militare Italiano e quella anche con l'Università di Palermo e con il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Inoltre, diciamo, in questa puntata si concentreranno quelli che sono i due maggiori obiettivi dell'ASI, cioè la promozione del patrimonio storico a tutto livello, e quindi l'aeronautica militare questo ce l'ha veramente da vendere, e poi anche la promozione del restauro, considerando che i motori aeronautici sono sicuramente quelli che hanno da sempre il più elevato contenuto sia innovativo che tecnologico. Quindi mi raccomando, anche se apparentemente la maggior parte di noi sono patiti o di 4 ruote o di 2, però il prossimo sarà un appuntamento che, anche se con le eliche, coinvolgerà sempre tutto molti di noi. Grazie quindi, Luca Manneschi. Allora, noi ancora... vedremo l'anno prossimo che altro inventeremo. Sicuramente ci sarà la terza stagione di Cultura Live. Grazie Luca Manneschi. Noi avevamo ancora un conto in sospeso con Davide Lorenzone, che ci aveva promesso un giro sull'Itala della Pechino-Parigi, quindi concluderemo questa puntata con un viaggio sull'Itala della Pechino-Parigi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata, e continuate a seguire l'Automoto Club Storico Italiano. Grazie a tutti i nostri ospiti. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.
Pippi. Illustrissimo signor Conte Cavalier Carlo Biscaretti di Ruffia, via della Rocca 22. Con riferimento agli accordi passati, vi consegniamo oggi il materiale da noi destinato al Museo dell'Automobile. Una vettura Ride Pechino Parigi con ruota di ricambio, un apparecchio dimostrativo per corsa statica stantuffo, lumi diversi da conoscenti. Avevamo finito per voler bene a quella docile macchina che ci portava. Da un mese non la lasciavamo un istante, vivevamo della stessa vita e le nostre stanchezze ci pareva dovessero essere anche le sue stanchezze. Tanta intimità ce l'aveva fatta conoscere così bene che tutti i rumori e i suoni dei suoi movimenti ci erano familiari. Ascoltavamo sempre il rombo del motore con la maggior ansia, spiando il temuto primo sintomo di qualche malattia. Thank you.